Eccoci qua, buonasera a tutte e tutti, siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra rassegna della Star Historical Research Group Beach, che è quella appunto questa rassegna estiva, un format leggermente più snello rispetto alla canonica nostra forma del giornale in PDF che è scaricabile gratuitamente dal nostro sito che vedete all'indirizzo nella striscia qui sotto. E relativa o relativa trasmissioni, e abbiamo scelto questo formato che è stato premiato anche da voi ascoltatori e da voi spettatori, perché ci sembra che anche dai numeri vi sia piaciuto, con un formato un po' più leggero, e abbiamo visto che in questa rassegna Beach, insomma, abbiamo visto l'omicidio di Walter Rossi e abbiamo visto altre cose che saranno tutte intracciabili sulle nostre piattaforme YouTube, Spotify, Amazon Music, Audible, eccetera. Questa sera, per questo ultimo appuntamento con appunto la rassegna Beach, abbiamo cercato di portarvi un avvenimento un po' misconosciuto, diciamo un po' un evento minore di quella galassia, di quell'universo abbastanza sterminato, che sono stati i cosiddetti anni di piombo, che è una definizione, anche seppur azzeccata, un po' fuorviante, perché non c'è stato soltanto il piombo, o comunque il piombo è stato portato da ragioni che tentiamo un po' di inverare. Parliamo dell'assalto da parte dei nuclei armati rivoluzionari, cioè ovvero la formazione fascista di Fioravanti e dei suoi sodali, a Radio Città Futura il 9 gennaio del 1979. In quel evento, come vedremo stasera, sono state ferite 5 donne, e ci sono state appunto queste istruzioni e questa problematica, questo attentato, proprio una vera e propria istruzione, come vedremo, nella sala di questa radio, che era una radio come vedremo, di un partito, e comunque è anche attiva da anni, e vedremo un po' tutto l'ambito di questa azione dei NAR, questa azione delittuosa che noi tentiamo già da un po' di tempo, che stiamo indagando un po' i NAR e su quale poi vi anticipiamo che faremo il nostro nuovo numero del giornale, per cui i NAR vanno ad attaccare questa radio, una mattina vi trovano queste donne e poi vedremo tutte le dinamiche di questo episodio veramente violento. A noi quello che ci ha stupito un po' ricercando in questo ambito è stata veramente la violenza di questo episodio, che poteva andare a finire molto molto peggio. Per cui andiamo a vedere sempre con Alessandro, che invito a comparire qui, e eccoci qua. Ciao, buonasera. Buonasera. Stavamo appunto parlando di questo assalto, di questo veramente, come si può dire, anche di proprio un'azione militaresca, diciamo, un'azione con molta violenza, spari, incendio, insomma, non si sono fatti mancare niente. In quale contesto si svolge questo assalto? Cioè, parliamo un po' anche degli anni, del periodo storico, nella quale, che ne abbiamo già parlato anche in altri ambiti, ma praticamente il periodo storico che attraversava la città di Roma politicamente. Allora, l'abbiamo già detto le altre puntate, almeno in due puntate che abbiamo fatto, che diciamo gli anni 70, ma soprattutto dalla metà degli anni 70 fino ad arrivare alla fine, agli anni 80, insomma, ai primi anni 80, città di Roma, cioè nella città di Roma si vive una vera e propria guerra, non l'abbiamo definita una guerra civile a bassa intensità, insomma, tra gruppi di estrema sinistra, gruppi di estrema destra, tutte le giornate venivano scandite da assalti a sezioni di partiti politici, piuttosto che da ovviamente azioni di picchiatori che entravano in azione, molotov, incendi, devastazioni, insomma tutto l'armamentario che noi possiamo, come dire, avere nella nostra mente, insomma,
pensando appunto agli anni 70. Per quanto riguarda l'avvenimento di questa sera, è un avvenimento che si va a tanto ovviamente stiamo parlando dei NAR, quindi nuclei armati rivoluzionari, quelli fondati da Mambro Fioravanti, Alibrandi, insomma i personaggi sono quelli lì, e Franco Anselmi, quindi quella che viene definita, tanto ecco, cominciamo a dire, quella che viene definita l'ala spontaneista armata di destra, sfatiamo il primo mito, qua di spontaneo non c'è proprio niente, qua c'è un'organizzazione terroristica, organizzatissima, dove non lasciano niente al caso, qua di spontaneo non c'è proprio niente, quindi già il fatto che molto spesso si dica dello si usi l'etichetta dello spontaneismo armato è assolutamente, come dire, già sbagliata in sé, quindi è un'organizzazione che a tutto tondo fa, come tutte le organizzazioni, come dire, terroristiche che almeno possiamo incrociare perlomeno in Italia o anche in Europa, è organizzata, e è organizzata anche a un buon livello. Stasera andremo a vedere un avvenimento che appunto avviene il 9 gennaio del 1979, che è l'assalto a Radio Città Futura. Radio Città Futura è una radio situata all'epoca in Via dei Marsi, nel quartiere proletario di San Lorenzo, quartiere, come dire, rosso di Roma. È una radio che da subito viene fondata dal Partito d'Unità Proletaria e da Avanguardia Operaia, comunque sempre una radio di movimento, ma facente capo a queste due organizzazioni che si spendono per metterla in piedi. Poi dopo i primi anni, come dire, perderà Radio Città Futura questa etichetta, diciamo, di radio di partito, per diventare di fatto una radio di movimento. Non doveva essere Radio Città Futura in realtà l'obiettivo dei NAR, perché in prima battuta i NAR pensano di fare un'azione a Radio Onda Rossa, che è un'altra radio che sta dista a poca distanza, che è la radio dei collettivi dei Volsci, dei collettivi autonomi dei Volsci, sempre nel quartiere di San Lorenzo, quindi sono a poca distanza l'una dall'altra. E poi in realtà i NAR non si capisce perché e per come decidano di puntare su Radio Città Futura. In realtà c'è un motivo che secondo me è molto debole. Il motivo molto debole è quello sostenuto, è che alcuni giorni prima o il giorno prima dell'azione, ma direi presumibilmente alcuni giorni prima, perché poi c'è la preparazione dell'azione e tutto, e decidono, ripeto, quasi all'ultimo momento di deviare su Radio Città Futura, perché uno speaker radiofonico si sarebbe lasciato andare a delle frasi ironiche a un anno di distanza dei fatti di H. Larenzi, appunto, dicendo che l'estrema destra aveva perso una ciabatta, riferendosi a Francesco Ciabatta, e quindi avrebbero deciso lì di, come dire, farla pagare a questo speaker che rappresentava la radio, e quindi deviare su Radio Città Futura. Però ripeto, in prima istanza non doveva essere così. L'assalto, diciamo, Radio Città Futura, come dicevo prima, viene pianificato. Qui non si tratta, anche se ci sono tante altre situazioni che possono portare a pensare a sparatorie improvvisate, no, qua siamo a un'azione organizzata, pianificata. I NAR la pianificano come punto di partenza, come base di partenza, dalla FUAN di via Siena. Poi andremo un attimo a vedere, qua stasera dovremo purtroppo aprire tante parentesi, perché dovremmo far capire a chi ci ascolta ad esempio cosa stava accadendo, ad esempio, al FUAN di via Siena. Il FUAN è l'organizzazione degli universitari missini, non proprio organica al partito, ma diciamo riconosciuta da tutti come dire, l'alter ego del Fronte della Gioventù per quanto riguarda l'ambito universitario. Quindi loro pianificano al FUAN di via Siena, partono da lì la mattina del 9 gennaio per andare a fare l'agguato a Radio Città Futura. Ecco, cosa possiamo dire altre cose? Che diciamo che
si arriva ad esempio al 9 gennaio del 79, paradossalmente noi siamo andati un po' indietro, un attimino a vedere come ci arrivano in ARA. Paradossalmente c'è un lungo periodo di quasi di inattività di questi gruppi. Poi in effetti poi andremo a vedere che alcune azioni vengono fatte, ma c'è come dire, un lungo periodo di inattività. All'incirca possiamo dire che dall'estate, dall'inizio dell'estate del 1978, quindi siamo nel dopo Moro, tanto per capirci, c'è anche la Renzia, c'è Moro, ci sono tutta un'altra serie di avvenimenti, però significativo, diciamo, diventa proprio il sequestro dello statista democristiano. Dall'inizio dell'estate del 1978 fino ad arrivare appunto all'attacco a Radio Città Futura, sembrerebbe quasi che siano dormienti in ARA. In realtà si muovono, fanno attività di tutt'altro stampo, ma come dire, diciamo che se proprio dobbiamo andare a vedere una cronologia, ecco, non, come dire, l'assalto a Radio Città Futura non fa parte di una striscia di, come dire, di azioni che vengono fatte. Faccio un esempio: noi abbiamo trattato tempo fa Walter Rossi. Walter Rossi abbiamo detto che era praticamente una sorta di omicidio annunciato. Perché? Perché nei giorni precedenti c'era già stato proprio una serie di scorribande fatte da questi gruppi neofascisti, ma di tantissime persone iscritte al movimento sociale, che, come dire, appunto di agguati, di sparatorie e tutto, che se non c'era stato il morto era stata quasi una fortuna. Quindi si arriva proprio all'omicidio di Walter Rossi dopo tutta una serie di eventi molto ravvicinati, cioè a distanza, giorno per giorno, venivano scandite azioni, pestaggi e quant'altro. Qua invece arriviamo proprio a Radio Città Futura, all'assalto a Radio Città Futura, in assenza di come dire, di una cronologia come quella che precede ad esempio l'assassinio di Walter Rossi. Io mi fermerei un attimo qua, poi andiamo ad aprire un attimino, stasera dovremo aprire parecchie parentesi. Ecco qua, senti meglio il microfono adesso? Ho cambiato Ah, cuffie. sì, va Sente benissimo. meglio, bene. Bene, sì, hai introdotto in maniera veramente esaustiva questo episodio, che è anche un episodio che colpisce perché sia per la violenza anche per l'obiettivo, perché come dicevi tu anche, cioè, da dire che chi si è mosso in quella radio conosceva molto bene cosa fare e dove andare, tant'è che poi è stato anche proprio... come dire, hanno anche operato sul mixer perché praticamente si doveva leggere, mi sembra, forse un comunicato, forse c'era anche proprio in diretta questo, diciamo, questo processo, questa azione. Invece poi questo non succede anche perché praticamente scoppia subito l'incendio, vengono sparate anche veramente donne, una donna ad una donna, vengono ascoltate le ovaie proprio di un gruppo anche, che non neanche tutte femministe radicali, diciamo, è una proprio persona che anche, mi sembra più di una, anche ha saputo della propria famiglia, andavano a fare questa trasmissione nella quale c'è cioè, appunto i trattare le cose delle donne sul femminismo, ma anche cose quotidiane, per cui insomma una trasmissione neanche troppo connotata politicamente, ecco, non è che, perché poi quello che ne parlando anche con te, anche preparando questa puntata, ci si accorge che veramente a volte colpiscono proprio, sembra quasi a casaccio, no? Cioè poi danno questo tipo filo avanti a un processo di là, abbiamo colpito in questa maniera perché volevamo alzare il livello delle nostre azioni, un po' puntare a quelle delle Brigate Rosse, forse riferendosi all'uccisione dei due missili nella sede delle messe a Padova da parte delle Brigate Rosse, mi viene da pensare. Però sono tutte sostanzialmente delle motivazioni abbastanza fredde, abbastanza deboli. E poi anche, come dicevi tu, è stata anche una fortuna che non sia morto nessuno, perché anche in questa azione, insieme a Pedretti, uno dei tre componenti del comando, del gruppo di fuoco, perde la pistola a un certo punto, cioè proprio succede in delirio, insomma, succede veramente in quello spazio molto piccolo. Ti fermo un attimino perché c'è Prego. sempre qualche problemino col microfono. So che te lo tieni vicino alla bocca perché che va e viene. Io ora non so Sente quale meglio possa adesso? essere.
Adesso sì, Massi, si sente meglio. Bene, beh, no, penso che sia quello che ci mancherebbe. Per cui praticamente Pedetti, aspetta un attimo, provo. Si sente senza cuffie? Sente meglio? Si sente bene. Io sento bene. Sì, sì. Sento niente. Allora. Adesso dove si sente? Sì, si sente bene, Massi, adesso. Ecco, ecco, adesso cioè, lo tengo vicino. Scusate questi commenti tecnici. E praticamente c'è proprio anche una quasi, loro dicono di voler portare il livello di azioni a quello dei Pegatriossi, ma c'è proprio anche una scarsa preparazione, perché vanno lì e sfiorano la strage. E non è la prima volta, perché poi ci sono anche riduzioni a quel famoso, diciamo, incontro tra PC e tra militanti del PC, e mi sembra aiutami quello della stazione del PC, che c'è un momento anche di incontro tra i militanti, mi sembra il quartiere, per cui proprio quando c'erano 50 persone quando in alto entrano anche lì sparando la fica di vita, per cui veramente andata bene in questa occasione qua. E quindi, come stavamo dicendo, c'è proprio anche un delirio, c'è proprio anche un rischio di veramente ammazzare tantissime persone, per cui NAR dicono di voler fare il salto di qualità, ma insomma è un po' opinabile. Io personalmente, poi parlando anche con te, vedo NAR molto proprio come gruppo terroristico, cioè proprio come gruppo che semina il terrore, insomma. Non so la tua opinione, ma rispetto anche a questa azione, come piuttosto l'assalto a sede del PC, insomma, sono cose che non ci sono stragi quasi per caso, no? Ma secondo me i NAR nelle loro azioni sono pieni di cose strane, non dico di contraddizioni, però ad esempio una cosa l'hai citata te adesso poco fa, assaltano di fatto, e lo dicevo anch'io, Radio Città Futura, perché il motivo sarebbe stato che qualche speaker si sarebbe lasciato andare a frasi ironiche su Accalarenza. Benissimo. Nella rivendicazione dell'agguato, loro di fatto lì quasi, non dico che non parlino di Accalarenza, ma parlano di di questo assalto che sarebbe dovuto essere un messaggio all'estrema sinistra per unificare la lotta al sistema al di là delle ideologie, ora la faccio in soldoni, quindi sancire di fatto una tregua contro le famose sparatorie, viene utilizzato anche lì, correggimi se sbaglio, le sparatorie del sabato sera parla, ok? Ora, qua bisogna essere chiari, o tu fai l'agguato perché tu vuoi, tra virgolette, dare giustizia ai morti di Accalarenza, o tu vai lì perché vuoi lanciare un messaggio all'estrema sinistra. Sia chiaro, è un messaggio trasversale che l'estrema destra ha sempre mandato a sinistra. Merlino, il falso circolo 23 marzo, così, il famoso infiltrazione, poi magari ne parleremo anche un attimo. Ma tutto era finalizzato appunto quando loro si buttano dentro Avanguardia Nazionale, dentro la battaglia di Valle Giulia, quindi sono anche con elementi di sinistra. Perché loro rivendicano il fatto che si è tutti contro il sistema. Quindi uniamo le forze per abbattere il sistema al di là dell'ideologia, che è evidente che è una sciocchezza. Che è una sciocchezza dove nessuno. Esatto. Però loro lavorano qui. Loro da sempre lavorano in questo senso qua. E qua sembra quasi un fil rouge che parte dal 68, che a distanza di 10 anni ce lo ritroviamo tale quale, in altre situazioni, con altri gruppi, ma la strategia politica sembrerebbe essere sempre quella lì. Poi andremo anche a vedere, ci sono anche altre situazioni, ma se mi permetti un attimino, andrei certo. Anche un po' sulle cose un po' più spicciole di questa azione che viene fatta. Tu già lo dicevi prima. È un'azione molto particolare. Probabilmente neanche da cuor di leone, perché lo abbiamo detto, viene fatta alle 10:20 del mattino contro una trasmissione di Casalinghe, perché era la rubrica era Radio Donna, quindi dove appunto c'era,
c'erano cinque donne, cinque compagni che appunto parlavano dei problemi della condizione della donna, quindi diciamo alla fine degli anni 70 c'è anche tutto il movimento femminista insomma in auge, e loro fanno irruzione dentro questa radio. Poi magari andremo un attimino a vedere, perché loro praticamente il giorno fanno delle riunioni preparative di questo agguato, il giorno prima si appostano sotto la radio, stanno parecchie ore sotto la radio, si appostano con una macchina per vedere chi entra e chi esce, il giorno dopo partono dal famoso Fuan di via Siena, i tre che entrano dentro sono Fioravanti, Pedretti e Pucci. Poi ce ne sono altri che uno starà davanti alla porta, altri due staranno pronti con le macchine per, insomma, per far la fuga. In totale siamo sui 6-7 elementi che fanno questa azione qua. E un'altra cosa, un'altra stranezza di questa cosa qua è che viene ribadita negli ambienti di destra dagli stessi NAR, insomma recriminano il fatto, facciamo un'azione al buio perché noi non conosciamo, vediamo chi entra e chi esce ma non sappiamo come sono i locali. In realtà, come dicevi te, qualcheduno sa benissimo dov'è il mixer, sa benissimo maneggiare il mixer, quando entra darebbe l'idea che sapessero già dove andare a mettere le mani e come muoversi lì dentro. Qui sembra tutt'altro che non sappiano in realtà come sia come dire, la conformazione delle stanze della struttura di Radio Città Futura. Ed è un'altra stranezza, mettiamola così. Fatto sta che chi ne subisce le conseguenze, io credo che, ovviamente sono nomi pubblici delle cinque compagne che vengono, tanto siamo su una forbice di età che va dai 38 ai 55 anni. Ora qua io ho sotto i nomi delle cinque compagne. Annatura aveva 38 anni, è quella che avrà la peggio, dicevi te appunto, c'è la rimozione delle ovaie, un pezzo di intestino e la ricostruzione dell'osso pubico. Poi c'è Rosetta Padula di 35 anni, Carmela Incarfù di 58, Gabriella Pignone di 47 e Annunziata Mioli di 55. Se non ci scappa il morto, se non ci scappano i morti, se non diventa una strage questa cosa qua, è veramente una fortuna. Benché loro sostengano che nelle loro intenzioni c'erano quelle di come dire, entrare lì dentro, dare fuoco a tutto, distruggere la radio facendo prima uscire chi era all'interno, in realtà fanno l'esatto opposto, perché entrano e le prime cose che fanno tirano le molotov proprio davanti ai mixer dove sono sedute le speaker di questa trasmissione radiofonica. Quindi, come dire, da subito tutti saranno ustionati. Non so se anche lì loro dicono presi anche dal panico e tutto, danno sventragliate di mitra, sparano con le pistole, fatto sta che, come dire, ci saranno diversi feriti. Veramente è una strage mancata. Quando ci siamo un po' approcciati a questo, a questa situazione storica che è poco conosciuta, anche perché parliamoci chiaramente, anche noi stessi ci siamo un po' come dire, stupiti, perché non ne sapevamo veramente poco di questa storia qua, ed è un fatto gravissimo. Come dicevi te, c'era già stata un'altra, come dire, ci sarà un'altra come dire, azione similare. Adesso penso che sia dopo questa azione qua, quella che dicevi te, qui l'assalto alla sezione del PC dell'Esquilino, durante un'assemblea dove c'è all'incirca una cinquantina di compagni, ci sarà 25 feriti, anche lì insomma molotov, sparatorie, cioè veramente se non c'è scappato il morto, sì, i morti, non il morto, è probabilmente una fortuna. Sta di fatto che, ripeto, se dobbiamo darne da subito una lettura politica di quello che viene fatto, di quello che ci viene detto da Valerio Fioravanti e i suoi camerati, ripeto, ci sono delle cose che non tornano. Perché, ripeto, l'azione la fai per vendicare a Calarenzia, però allora poi non ci aggiungi il fatto che, cioè, qua c'è una strategia politica più ampia, sembrerebbe esserci. Ripeto, che viene fuori come un fungo, perché per mesi loro non fanno nulla,
e come dire, diventa quasi la scusa. Ecco, H. Larenzia, tra virgolette, l'anniversario di H. Larenzia, poi andremo a vedere perché il 9 gennaio e il 10 gennaio succede, cioè dietro sta cosa di Radio Città Futura, poi andremo un attimino a parlare anche dell'omicidio di Giaquinto, di quello che succede a Centocelle il giorno dopo, perché fa parte di questa roba qua. Non possiamo non parlarne stasera, anche se sembrano fatti apparentemente separati, però, come dire, la strategia che sembrerebbero dare, il taglio che ci vogliono dare loro, sembrerebbe quello lì, utilizzando H. Larenzia, quindi, come dire, la ripresa di una campagna politica utilizzando la commemorazione ad un anno di distanza. Boh, poi andremo a vedere, secondo me ci sono tutta un'altra serie di cose strane che poco si capiscono e boh, le andremo un attimino poi a sviscerare. Mi fermo un attimo qua, se no andiamo a parlare per delle ore. Sì, certamente in A comunque non è l'unica azione che danno veramente delle giustificazioni esibili. Cioè Fioravanti specialmente fa sempre delle dichiarazioni molto sibilline, molto criptiche, cambia sempre, cambia spesso versione, nel senso che anche qui era per dare un avvertimento che dobbiamo finire sparatore sabato sera, cioè tu spari per far terminare delle azioni, dai un messaggio alla sinistra, insomma c'è sempre queste cose molto molto vaghe, ma tra l'altro poi scorrendo le cronache dell'epoca si vede chiaramente che, ed è una cosa che noi nella nostra ignoranza, diciamo, nella non conoscenza delle cose non sapevamo, era che veramente l'anniversario di H. Larenzia era il pretesto per far casino, per far delirio e per sparare un po' a destra e manca, anche per fare manifestazioni violente, scontri con la polizia, insomma, per cui sempre un, cioè, diciamo, un avvenimento che viene usato H. Larenzia per questa cosa qua. Poi chiaro, noi abbiamo già fatto la puntata su H. Larenzia e veramente la cosa fondante della mitologia, diciamo così, della un po' del modo di pensare dell'estrema destra romana specialmente era: noi ci dobbiamo difendere, siamo minoranza, ci sparano addosso, allora spariamo anche noi. Mentre invece, se poi si va a vedere, come abbiamo tentato di fare in questi, in questo appuntamento, soprattutto in questi appuntamenti beach, è di provare, insomma, un attimino a far vedere che c'era invece un partito, il Movimento Sociale Italiano, che era molto vicino, diciamo, alla gente che le pistole le usava come, e non solo per difendersi, ma anche per offendere. Perché quello, il dato più saliente è che comunque anche qui, mi direte, l'MSI non c'entra, ma invece c'entra, perché l'MSI è comunque anche, è da qua che poi si consuma anche la divisione con i Fuan, cioè l'MSI non pagherà più l'affitto della sede del Fuan a poca distanza dai fatti di Radio Città Futura, e quindi Fuan definitivamente si stacca e praticamente confluisce un po' nei NAR. Per cui cambia anche la lotta armata, il cosiddetto spontaneismo armato, che è un termine che a noi non è che ci piaccia granché, perché di spontaneo c'era veramente poco, perché vediamo anche questa azione qua veramente è stata un'azione cruenta contro donne che non c'entravano nulla e che non... cioè cosa ha portato al terrore, a quello che hanno fatto spesso in aria, terrorizzare. Ma il discorso che fai tu è giusto e lo vediamo sempre di più andando avanti, insomma, andando ad analizzare questi fatti, questi pezzi di storia, nel senso che ciò che è avvenuto prima di H. Larenzia, cioè che ci fossero le spariatorie, che girassero le armi a destra, prima di H. Larenzia, era evidente, perché se ne ha testimonianza sui vari giornali, l'abbiamo detto, noi spesso e volentieri andiamo a leggere le cronache sia dell'Unità che di Lotta Continua, perché sono i due archivi più accessibili, noi lo diciamo, facciamo ricerche aperte, quindi su quello che troviamo su internet, sui libri e tutto, è chiaro, basta leggersi un po' di stralci di giornali dell'epoca per capire che già nelle sedi del Movimento Sociale prima di H. Larenzia giravano armi da fuoco. Questo è un dato di fatto, probabilmente in mano agli stessi personaggi che poi daranno vita ai NAR, perché i NAR nascono proprio da lì, cioè il Movimento Sociale è la radice
di tutta sta cosa qua. Poi vedremo, esatto, che in realtà poi diventa sempre un po' il contenitore del movimento sociale, soprattutto il giorno 10 successivo all'azione di Radio Città Futura. Poi andremo un attimo a vedere l'uccisione di Giaquinto e poi vedremo che ci sarà una grossa discussione, delle grosse arrabbiature a destra proprio contro i dirigenti del movimento sociale, perché sono loro di fatto, ora non vorrei anticipare, andrei un po' poi per gradi, però faranno la manifestazione nel quartiere di Centocelle per commemorare a Callarenzi, sarà proprio i dirigenti delle sezioni missine a spingere affinché ci sia questo corteo, un corteo dove la tensione è altissima, dove, si percepiva che si sarebbe andati allo scontro con la polizia, a una manifestazione che di fatto dà in atto devastazioni contro i mezzi pubblici, auto ribaltate, negozi, vetrine distrutte. Dentro questa cosa qua, chi spingeva per fare quel famoso corteo del 10 era proprio il movimento sociale. Sì. A sto punto forse sarebbe meglio fare un attimo un passo indietro per far capire un attimino un po' di più come arriviamo al 10, perché il 9 succede questo fatto di Radio Città Futura. Ovviamente a seguito di questo c'è una mobilitazione generale di tutta la sinistra, sindacati compresi, si darà vita a cortei che poi sfoceranno anche in assalti alle sedi del movimento sociale, tanto è vero che alcune sedi verranno date alle fiamme. Sì, sì. Ma il giorno successivo ci sarà appunto la manifestazione per ricordare a Callarenzia. Sì. Comunque lo stesso movimento sociale, cioè di fatto il giorno 9 vanno a commemorare Callarenzia, tra virgolette, quindi sì, difendendo il buon nome dei martiri di Callarenzia fanno l'assalto alla Radio Città Futura facendo questo disastro di dimensioni colossali. Il giorno dopo, spinti dal fatto che non potevano lasciare in mano la commemorazione, tra virgolette, di Callarenzia a questo fatto delittuoso dei NAR, lo stesso movimento sociale spinge affinché ci sia una commemorazione. E lì secondo me incominciano le stranezze. Io mi fermerei qua, se vuoi continuare un attimino te. Certo, certamente, ma qui quello che introduci tu è l'argomento saliente, poi un po' di quello che appunto anche in questi appuntamenti con questa rubrica bici abbiamo visto, ovvero che dentro alla MSI, anche vi invito a riguardarvi anche o a sentire la nostra puntata di introduzione un po' all'universo del movimento sociale, che è un partito che, come noi diciamo ultimamente, è davvero interessante, davvero fondamentale per capire la storia d'Italia, almeno quella del secondo dopoguerra, e che vi erano varie anime, e c'è sempre questa corrente rautiana, cioè quella che fa capo a Pino Rauti, che è sempre quella più, usiamo un termine un po' colloquiale, però quella più casinista, quella che spara, quella che, insomma. E anche in questa commemorazione del 10 gennaio praticamente gli scontri cominciano, perché vi sono praticamente le prime file della manifestazione che sono armate, e fra le quali vi è anche Giaquinto che poi morirà, e che danno vita proprio a delle proprie sparatorie con la polizia. Per cui poi vi è proprio questo schema proprio di scontri anche che abbiamo visto anche per i fatti successivi ad Accarenzia, perché successivo ad Accarenzia ci sono delle manifestazioni nel quale ci sono devastazioni, come dicevi tu, però queste erano state fatte queste devastazioni, queste manifestazioni nel quartiere di Accarenzia, cioè diciamo nel Tuscolano, se non vado errato. Invece qua andiamo a Centocelle, andiamo proprio a cercare lo scontro in un terreno che è marcatamente di sinistra, e c'è questo schema di scontro, di veramente di guerra civile quasi, per cui c'è anche questo fare un passo in più, cioè questo veramente scontro armato per spingere, perché poi anche viene anche da pensare che forse anche per spingere l'MSI sul ruolo del baratro, domanda, cioè
per dire noi spingiamo MSI fino a dove può, poi MSI chiaramente riscarica, perché è un partito che ha veramente legami profondi con queste persone che sparano, e anche legami profondi con il terrorismo, basti pensare che noi ricordiamo mai, ad ogni puntata, ma Almirante pagò per cambiare la voce di un terrorista nero coinvolto nella strage di Peteano del 72. Per cui, esatto, quindi io non ricordo mai, no, proprio Cicuttini è nebbia nel mio cervello, però per cui è veramente un partito che questa manifestazione è proprio anche un po' il punto di rottura, perché poi il MSI si allontanerà definitivamente e da lì un po', come si può dire, INAR prende un po' una deriva veramente terroristica, nel senso che, però INAR, quello che bisognerebbe dire e scolpire nella pietra è che nascono all'interno dell'MSI, e lo andremo anche a vedere quando lo tratteremo, perché comunque l'MSI aveva tante anime, l'anima un po' più, diciamo, istituzionale, anima un po' più classica, i volontari nazionali, che hanno fedeli un po' alla direzione di Almirante. Poi c'è questa fortissima corrente di Pino Rauti, che è una corrente che a me, magari sbaglio, ma ha sempre dato l'idea, per riprendere anche quel discorso che facevi tu prima, che è un discorso fondamentale, importantissimo, che è il discorso dell'infiltrazione. Cioè la corrente di Pino Rauti è una corrente molto vicina al Grecio dei Colonnelli, al nazismo esoterico, anche molto vicina ai servizi segreti, anche molto vicina a situazioni molto ambigue, e spinge sempre per lo scontro. Dimmi se mi sbaglio, o dimmi anche la tua opinione. Spinge sempre per lo scontro e spinge sempre per fare un passo più in là. E quindi viene anche da pensare, rileggendo un po' queste storie, come abbiamo anche riletto le storie delle Brigate Rosse, ma manifestazioni come queste del 10 gennaio a Centocelle, a chi giova? Giova ad alzare il livello di scontro, o è veramente una difesa di queste morti di Acca Larenza? Perché Acca Larenza, diciamolo sinceramente, è un gioi per l'estrema destra degli anni 70 e non solo. Perché è la cosa, è la moda che fa scattare quel pensiero che c'è ancora adesso, di vittimismo e di violenza per difendersi dalla violenza rossa. E questa manifestazione del 10 settembre, nel quale muore Gioacquinto, e Gioacquinto muore vicino a Massimo Monsalvo, che è un altro personaggio, insomma, che è molto importante in queste storie qua, perché è un altro che poi sarà terrorista, scapperà, anche lui coinvolto nella strage di Bologna, anche lui coinvolto in tanti altri processi. E come hai trovato tu, dimmi se sbaglio i riferimenti, un articolo sull'Unità, questo Gioacquinto si dice che fosse armato, per cui la polizia spara proprio in un vero e proprio conflitto a fuoco, cioè da una parte all'altra, diciamo, per cui proprio dinamica che si è già vista anche in altre occasioni, eh? Non è la prima volta che i fascisti sparano sulla polizia e viceversa. Ma secondo me, ti dico, io ti dico un po' come la vedo, come cerco di leggerla. Secondo me la MSI aveva l'esigenza di non lasciare in mano la commemorazione di Acca Larenza al NAR per una questione di opportunità politica, cioè non poteva permetterselo, quindi lui probabilmente il giorno dopo, cioè come dire, spingono per alcune vie, soprattutto per l'ala più moderata, perché all'interno del FUAN c'erano due ali, una più legata al movimento sociale, più moderata, più, e l'altra quella che, tra virgolette, viene sempre etichettata su libri, su tutto, come quella dello spontaneismo armato, quindi l'ala dei NAR, quelli che saranno poi i NAR. E secondo me aveva quell'esigenza al giorno 10 il movimento sociale, quindi spingere affinché ci fosse un corteo, ci fosse una manifestazione per ricordare i morti di Acca Larenza, affinché, come dire, non ci fosse, tra virgolette, solo e l'unica egemonia su quella sulla commemorazione da parte dei NA, cioè ci siamo anche noi, una sorta di dire, ci siamo anche noi, commemoriamo anche noi i nostri morti,
perché diventava probabilmente un problema per loro a destra che l'estrema destra si prendesse, tra virgolette, l'egemonia della commemorazione di H. Larenzia. Tanto è vero che è quello che porterà poi alla discussione, alla diatriba interna, dopo ai fatti di H. Larenzia, soprattutto all'interno del FUA, contro i dirigenti, perché cioè, cosa si dice in sostanza? Loro hanno spinto affinché ci fosse questo corteo, hanno fatto riunioni preparatorie e tutto, benché, come dire, hanno spinto, ripeto, però spingono sempre tramite l'ala moderata del FUA, perché sarà Biagio Cacciola soprattutto, che all'epoca era proprio il presidente formale, che nel frattempo poi verrà esautorato da Zappavigna, credo. Quindi, come dire, definitivamente il FUAM viene preso in mano da Enar, sarà lui che, come dire, spingerà finché per questa manifestazione, che però sa di provocazione, perché è evidente che se io voglio commemorare i martiri di H. Larenzia, i morti di H. Larenzia, chiamiamoli come vogliamo, devo andare al Tuscolano, perché devo andare a Centocelle? Centocelle, la tradizione di Centocelle, del quartiere di Centocelle negli anni 70, lo sappiamo bene di che stampo è, sa tanto molto di provocazione. E soprattutto cos'è che rifacciano ai dirigenti del movimento sociale? Di avere, tra virgolette, lasciato andare allo sbaraglio i ragazzini del partito. Sì, già qui, ma anche no, nel senso che è vero quello che dici tu, ma scusa, ti interrompo, ma a me sembra molto anche una dinamica che quasi ultras, no? Cioè tu fai corteo, però poi il corteo dominano quelli che vogliono fare scontri, perché poi il corteo viene. Ma no, ma in realtà sono già pianificati. Cioè, la cosa particolare di questa cosa qua, che non è che si dice si fa il corteo e poi il corteo scappa dal controllo, scappa al controllo degli organizzatori e quindi c'è il gruppetto che fa casino e tutto. No, qua, da quello che si può leggere, ma anche da libri, basta andare a prendere il Piombo e la Celtica, insomma, di Nicola Rau, raccolta molto bene. Cioè, qua prima di arrivare sul luogo della manifestazione, vengono già distribuite le molotov a tutti. Cioè, quindi c'è già pianificato il fatto che si arriva lì e si fa così, punto. No? Cioè, quello è andato di fatto. Il problema è che dicono che arrivati lì, poi se la danno a gambe, i dirigenti spariscono, i dirigenti missini. Questo è un po' l'accusa anche che mosse la mamma di Recchioni, che diceva... dopo H. Larenzia, diceva le stesse cose. Esatto. Diceva esattamente le stesse cose. Poi, come dicevi te, probabilmente, ma lì noi abbiamo, cioè, c'è lo stralcio, basta andare a prendere l'unità dell'11, mi sembra, sì, dell'11 gennaio del 79, dove si dice che, ma lo stesso anche Rao, prendendo un libro, come dire, fatto da persona più, come dire, spostata a destra, e racconta che sì, insomma, la polizia poi interviene, perché stanno ribaltando delle macchine, e quindi, come dire, fa l'intervento, un poliziotto poi si mette lì, spara, colpisce Giaquinto, ma Giaquinto, da quello che si dice, probabilmente aveva lo colpisce alle spalle, quindi non frontalmente, ma probabilmente aveva un'arma, ma la stessa unità lo riporta che avesse un'arma di grosso calibro in mano, probabilmente non era neanche l'unico. Quindi, ripeto, cioè, in questi due giorni si scatena a Roma una cosa che è incredibile, e soprattutto segna uno sconquasso tremendo, tanto all'interno del FUAM, perché poi ci sarà appunto il regolamento di conti, tra virgolette, definitivo, come dicevi te, il movimento sociale smetterà di pagare l'affitto della sede di Via Siena e definitivamente di fatto passerà in mano alla dei NAR, il FUAM di Via Siena, quindi diventerà la sede ufficiale dei NAR, ma lo era già di fatto praticamente questa cosa qua. Le cose strane che però succedono sempre in quella giornata lì e durante gli scontri sono, ad esempio, una cosa che francamente io fatico a cercare di capire, gli famosi agguati alle sedi cioè la prima cosa che fanno quando arrivano in Viale delle Robinie, Piazza Marti, credo che sia
in 100 celle e assaltano delle sedi della Democrazia Cristiana, una al Prenestino in tarda serata, mi sembra alle 23:30, quindi siamo già verso il giorno 11, e subito alle 18:30, quindi come iniziano praticamente di fatto il corteo, il finto corteo, perché poi iniziano subito gli scontri con la polizia, e c'è appunto la sede di Piazza Marti della Democrazia Cristiana che viene fatta oggetto di lancio di Molotov, proprio una sorta di tirassegno. Quindi si spiega francamente assai poco che, cioè, mentre fino ad ora avevamo avuto non sempre, ma all'80-90% le sedi erano quelle dell'estrema sinistra del Partito Comunista Italiano. Tanto è vero che si arriva appunto all'agguato appunto di Radio Città Futura, dove c'è stato l'omicidio di Vozzini, che era questo militante del Partito Comunista, che viene colpito anche lì con una moto in transito che spara colpi, insomma. Solitamente era quello il prototipo. Francamente, in quella giornata lì diventa difficile capire perché la sede della Democrazia Cristiana. Io sinceramente non è un lato, ripeto, mentre posso cercare di capire che la scelta di 100 celle possa essere una sorta di provocazione nei confronti della sinistra, ma che non capisco lo stesso, perché se devo commemorare a Calarenzia vado al Tuscolano, vado via a Calarenzia, dove vanno adesso tutti gli anni praticamente. Non vado a 100 celle, cioè se devo commemorare i martiri a Prati non posso andare al Testaccio, cioè c'è qualcosa che non quadra. Sì. E l'altra stranezza sono stessate le sedi della Democrazia Cristiana, che francamente sono abbastanza, ripeto, incomprensibili. Poi, come dici te, tu dici è una, di fatto è proprio terrorismo, i NAR sono un'organizzazione terroristica tout court. Anche qua bisognerebbe un attimino allargare un attimino, può venire anche un po' più verso, tra virgolette, l'attualità storica e quello che è stato poi scoperto a seguito soprattutto delle indagini sulla strage di Bologna, la cosa che abbiamo peraltro un po' riscontrato anche da subito quando nascono i NAR, ad esempio l'identificazione nella figura di Paolo Signorelli come l'uomo ombra dei NAR. Addirittura in una intercettazione che abbiamo ascoltato quest'estate di Mirella Robbio, che era la moglie di Mauro Meli, genovesi, quindi parla appunto di un appendice dell'organizzazione La Fenice, che poi era legata a Ordine Nuovo a Genova, e anche lei dice che sostiene che i NAR siano una creazione di Paolo Signorelli. E ripeto, anche nelle giornate successive ci si fa domande se fosse proprio lui l'uomo ombra. Addirittura poi, venendo alle ultime inchieste sulla stazione di Bologna, ci viene da chiedere poi tutto sommato se questi, non erano un appendice della loggia massonica P2, perché sembrerebbe che, ora non vorrei dire delle scemenze, un tale De Felice, credo che sia di nuovo un membro di Lotta di Popolo di Signorelli. Ora però probabilmente potremmo anche dire delle scemenze, abbia la tessera della P2, quindi, cioè, Bologna da questo punto di vista apre a molti scenari diversi rispetto a quelli che si potevano vedere solamente negli anni 70, cioè, o a ridosso comunque dei fatti. L'altra cosa che hai detto tu, l'infiltrazione, è molto interessante questa storia qua. Cioè, io vi faccio vedere, se non so se si riesce a leggere, c'ho qua un articolo che è estrapolato dall'Unità dei giorni successivi, ora non so se è addirittura del giorno, è del 14 gennaio, mi sembra, del 1979, lo faccio vedere, non so se si riesce a vedere qua, ecco. Sì, si vede. Autonomo in carcere era coi fascisti.
che ha una storia molto singolare, perché è la storia di questo Alvise Zucconi, che era già stato arrestato per gli scontri con, appunto, con degli autonomi, era identificato come autonomo, invece si scopre che a distanza di pochi anni, proprio nei fatti, appunto, questi qua che stavano citando prima di Centocelle, tutto, vengono arrestate un po' di persone e si trova questo personaggio qua. E, francamente, anche qua facciamo delle riflessioni: siamo sicuri che questi era un autonomo e si è convertito, o se è sempre stato un fascista e si fosse infiltrato negli autonomi? Ma perché diciamo questo? Perché ci viene sempre in soccorso il libro di Nicola Rao, che ho letto volte più volte, allora si capisce alcune affermazioni che vengono fatte lì, ad esempio sul 1977 e la cacciata di Lama dalla Sapienza. C'è un passaggio del libro di Nicola Rao, sempre credo sia l'ultimo, quindi il Piombo e la Celtica, che sostiene, intervistando anche personaggi che all'epoca, come dire, facevano parte dei movimenti di estrema destra, che quel giorno lì l'estrema destra era presente in piazza in maniera massiccia. Quindi, come dire, mischiata alle autonomi. È molto interessante quello che dici tu, ed è una traccia. Io vado leggermente indietro su Bologna, cioè se Bologna, se l'impianto accusatorio è corretto, se quello che diceva Robbio, che è appunto la moglie di questo personaggio, che è interessantissimo e che poi tornerà anche nelle nostre ricerche perché è veramente interessante, la INAR sono praticamente un'idrazione della loggia coperta P2, che chiaramente la loggia coperta P2 poi andava ad obbedire anche ad ordini ancora superiori. Cioè INAR veramente non hanno poco di spontaneo proprio, cioè lo spontaneismo armato lì è proprio assente. E Bologna sarebbe la chiusura del cerchio, cioè un atto di terrorismo puro, proprio cioè purissimo, il più grave in Italia, e che colpisce ancora per una ragione che non si capisce, se non quella che ipotizzano i giudici di Bologna, quella di destabilizzare il paese per avere dei vantaggi politici, per questo, insomma, questa richiesta di governo forte che poteva già esserci anche nel 69 dopo Piazza Fontana, c'era cioè lo schema strage di anarchici o cioè comunque di sinistra, eccetera, e lo Stato deve reagire in maniera forte e l'opinione pubblica si sarebbe spostata su un anticomunismo viscerale a causa di queste stragi qua. E se appunto l'impianto accusatorio è vero, come lo stanno provando, cominciano a diventare veramente qualcosa di radicalmente diverso da quello che abbiamo creduto fino ad ora. Ma se poi andiamo anche ad analizzare le azioni dei INAR, e noi lo stiamo facendo già da un po', è veramente un'organizzazione terroristica nel vero senso della parola. Perché uccidono in maniera a volte indiscriminata, a volte molto ragionata, come l'omicidio di Ciccio Mangiameri di terza posizione, che stava un po', insomma, in po' in difficoltà a superare o no sulla strage di Bologna e viene ucciso. Addirittura pianificano anche l'omicidio del buon De Angelis, che come recentemente ha parlato per dire che lui su Bologna sa per poi trattare tutto, e per cui fanno degli omicidi anche mirati a coprire la strage di Bologna, ma fanno anche degli omicidi anche di giudici, di insomma omicidi che servono anche ad altre entità. È veramente INAR, è un'entità stranissima, perché a parte Fior Avanti poi c'è Vale che finisce malissimo, finisce ucciso, certi personaggi che spariscono, insomma INAR è veramente un argomento interessantissimo e una formazione che nasce all'interno dell'MSI e che poi veramente arriva a essere un punto di rottura e forse la formazione terroristica più feroce in Italia. Basti sapere che a Fior Avanti Mambro e compagni sono addossati ufficialmente 93 omicidi e Fior Avanti ha fatto circa 18 anni di galera. Insomma, per cui è sicuramente un
sono personaggi veramente ambigui, veramente oscuri, perché come dicevi anche te, questo Alvise Zucconi, questo personaggio che è un autonomo, punto di domanda, è un fascista, ma come abbiamo già visto anche Mario Merino, che va fascista convinto, lautiano anche lui, va in vacanza, premio questo famoso viaggio nella Grecia dei Colonnelli, ritorna e poi si infiltra nel circolo anarchico. E qui c'è questa infiltrazione che, come ho detto te anche inizio trasmissione, è veramente un filo rosso, che questi proprio hanno sempre tentato di infiltrare, ma anche di mettere in crisi l'estrema sinistra con questi continui appelli alla collaborazione, che a mio vedere magari è sicuramente un vedere ingenuo, però è una trappola incredibile. C'è anche Valle Giulia, gli scontri universitari, in cui c'era commistione, ma anche questa cacciata di Rama, sono tutti episodi strani, tutti episodi... Poi certo, c'è chi, qualche ricercatore, che ipotizza in maniera minoritaria che certi autonomi abbiano certe nanche, si siano avvicinati proprio ai fascisti per combattere il sistema, specialmente questi fascisti un po' sui generis. Però è tutto una connessione che è veramente ancora da indagare, perché questo Alvise Zucconi, nel quale tu poi hai trovato anche tracce attuali nei social media, insomma, palesemente neanche un fascista, ma proprio un nazista. Per cui siamo sempre lì, cioè sono persone ambigue di queste infiltrazioni. Anche Mario Merino, è un fascista convinto, tutta gente che insomma che si infiltra, e io non ho notizie, che ci pensavo anche al giorno, io non ho notizie, poi dimmi tu se ce n'è qualcuna, del contrario, cioè di compagni che si infiltravano nei fascisti, io non ne so nulla almeno. Invece qua abbiamo continue infiltrazioni, ecco. Specialmente adesso qua poi mi taccio, però il famoso Sottosanti, amico di Pinelli, fascista riconosciuto, che è nel circolo insieme a Pinelli. Per cui insomma, anche cose veramente ambigue, ecco. Perché poi leggere la storia d'Italia anche attraverso queste cose che noi abbiamo studiato in questi anni, è veramente difficile, difficile almeno a mio avviso, concedere il beneficio del dubbio che chi ha condotto la lotta armata, la maggioranza di chi ha condotto la lotta armata a destra e a sinistra, avessero interessi, diciamo, puri di lotta politica. Perché se vai a vedere poi anche la stessa fondazione delle Brigate Rosse, al convegno della Stella Maris a Chiave e tante altre cose, insomma, viene veramente difficile credere nelle intenzioni di questi personaggi qua, e dei NAR specialmente, perché i NAR, proprio come dicevi tu, anche nelle manifestazioni, queste cose qua, spalano, cioè alzano sempre di più il valore di sconto. Addirittura poi negli anni successivi, mi sembra nel 80, assaltano anche una caserma a Padova per rubare delle armi, una caserma dell'esercito, Fioravanti, quando è paracadutista ruba le bombe a mano, cioè insomma proprio tutto un continuo di anche rapine per autofinanziamento ad armerie con morti, è una scia di sangue, ecco. No, mi volevo collegare a quello che dicevi te per quanto riguarda l'infiltrazione, ma perché oggi noi ci poniamo anche il tema eventualmente che questa, come dire, questo filo rosso che parte dal 68 e va avanti, di tattica politica, quella dell'infiltrazione, perché ripeto, in quella famosa audizione di Mirella Robbio all'udienza per la strage di Bologna, quando lei parla del marito, addirittura veniamo a sapere, perché io non sapevo nulla di queste storie qua, che addirittura parla che negli anni appunto a cavallo del 68-69 il marito era a Milano, addirittura si era infiltrato nel circolo anarchico Ponte della Ghisolfa, conosceva sicuramente di vista Giuseppe Pinelli. Allora, ora se diamo il beneficio di verità a questa donna qua, perché non si capisce per quale motivo debba dire delle sciocchezze rispetto a quello che ha fatto il marito, anzi a un certo punto sostiene che insomma si libera di pesi
che si era portata dietro per anni, cioè, qua scopriamo sempre di più, come dicevi te. Nino Sottosanti non era l'unico che era infiltrato nel ponte della Ghisolfa. Io ad oggi, ad esempio, c'era il circolo dei giovani, quelli che si erano staccati dello Scaldasole anche a Milano. Sappiamo, se ci fossero stati lì, come dicevi te nei giorni scorsi quando ci sentivamo, tutta la faccenda dei finti manifesti cinesi su Piazza Fontana e tutto. Adesso è un continuo. Adesso, venendo in qua, troviamo appunto che questo prima era a fare gli scontri con gli autonomi, poi lo arrestano, e lo arrestano con gli autonomi, poi lo arrestano con i fascisti. Poi scopriamo che in realtà, in tempi recenti, ancora fino alla fine degli anni 90, cantava in un gruppo e faceva attività, faceva concerti a feste organizzate da comunità militante. Cioè, allora io dico, cioè, siamo sicuri che questo si è convertito al fascismo a cavallo tra il 75 e il 77? Non lo so, cioè, io ho qualche dubbio che si fosse inventato autonomo, perché qualcuno gli ha detto inventati autonomo perché dobbiamo un attimino controllare alcune zone. E allora, ripeto, sono sempre suggestioni, perché lo sai che noi siamo complottisti nati, quindi così. Nati, vestiti per Ma quando noi ci chiediamo, molto spesso, e l'abbiamo visto in alcune interviste che vengono fatte, appunto a chi c'era, a Radio Città Futura, chi quella mattina lì subisce quell'agguato e che dice che era gente che sembrava a proprio agio durante questa azione qua, quindi ben cosciente di dove si muoveva, di cosa faceva, e qualcuno sì. È entrato prima, probabilmente, dentro la Radio Città Futura, mascherandosi da... mi viene lecito dire, ma... Cioè, questo inizia, ripeto, negli anni iniziano ad essere un po' tante le situazioni dove questi si infiltrano a sinistra, quindi non è una cosa che sì. la trovano anzi, solo... si infiltrano a sinistra e fanno danni perché poi comunque fanno danni notevoli perché però, comunque prego. Però, quello che voglio dire io è che prima noi lo guardavamo come una cosa parziale, riferita solamente a Piazza Fontana, al circolo 23 marzo, il finto circolo anarchico, dove c'era Merlino, c'erano altri personaggi di avanguardia nazionale, quindi e sembrava che fosse, come dire, una tattica utilizzata solo in quel contesto lì. Però se adesso scopriamo che anche questi della Fenice, Alfieri di Rognoni, si infiltravano anche loro presso gli anarchici nel 68, quindi allora la maglia si allarga un attimino. E poi se vengo qua e trovo che questo prima era uno, poi è l'altro, e quell'altro che mi dice che c'erano in massa infiltrati durante la cacciata di Lama all'università, e dico vabbè, ma allora qua diventa una tattica politica bella e buona, utilizzata negli anni per, sempre col solito scopo, sì, alzare il livello dello scontro, fare casino e dare colpa a sinistra, poi, in buona sostanza, per riceverne poi un vantaggio politico dall'altra parte. Mi parebbe questa roba qua, ripeto, noi poi piano piano ci imbattiamo queste cose qua. Io quando ho letto questa cosa qua, dell'autonomo in carcere, era quei fascisti, autonomo tra virgolette, dico chi è sto qua? Cioè, non avevo mai sentito di questo personaggio, però... E mi viene da dire, cioè, c'era solamente lui o ce n'era qualche d'un altro? Perché è evidente che se c'è un'operazione di infiltrazione, qua sono più di uno i personaggi che vanno a finire nell'altro campo, si spacciano per quelli che non sono. Quindi, ripeto, tutta una storia, questa qua, siamo partiti dall'assalto a Radio Città Futura, che apre mille, cioè, che ci porta di riflesso subito al 10, quindi all'omicidio di Giaquinto, e qua abbiamo un'altra tematica, ovvero quelli che, come dire, i giovani mandati allo sbaraglio, lo dicevamo prima, dai dirigenti. La mamma di Recchioni dice queste cose qua, e le ritroviamo anche nel dibattito interno alla destra, dopo la morte di Giaquinto a Centocelle. Quindi anche lì una roba, come dire, forse più a capire quali erano le dinamiche che c'erano sotto queste cose qua. Non tutte, ma come dire.
No, tu hai detto cose importantissime, perché se si vuole un attimo vedere anche le cose un po' più in maniera aperta, ma non per questo, questi sono dati di fatto e te ne butto anche un'altra lì. Le bombe del 25 o 24, se mi ricordo, 24-25 aprile del 69 alla Fiera Milano. Attribuito agli anarchici, ma poi effettivamente dai fascisti, che poi fanno anche Piazza Fontana. Cioè, comincia a diventare veramente anche il depistaggio da parte di camminati, dei NAR, appunto, sul treno con le armi, con l'esplosivo che è stato usato a Bologna. Cioè, insomma, è tutto, cioè, comincia a diventare veramente qualcosa di, come dici te, proprio di una tattica ben precisa, o per anche qualcosa di più leggero, di un po' più del mondo dello spettacolo, Vivarelli, del Festival di Sanremo, che aveva la testa del partito, diceva di avere la testa del Partito Comunista Cubano, lui ex decima massa, cioè c'è un po' tutto un mondo di questi personaggi che veramente sono molto molto ambigui, fanno danni. Sì, quella dei ragazzini, poi anche il giudice Mario Amato, che poi fu ucciso, che poi sarà ucciso anche da, adesso non mi ricordo più chi, Guarda, però. se mi consenti, Vedi. oggi, proprio perché l'avrò già letto 18 volte, ma ci sono dei pezzi che sono molto interessanti, il libro di Nicola Raoli, Il Piombo e la Celtica, c'è a un certo punto una testimonianza proprio sugli scontri che vengono fatti a Centocelle, quando, ripeto, c'è sto tiro al bersaglio contro la sezione della DC. Parla uno che sarà dei narchi, a Marco Di Vittorio, lo intervista Rao perché c'è una sua dichiarazione e la vorrei leggere tanto per Prego. dare un'idea, perché è un estrapolato dal libro di Rao. Su Di Vittorio dice: inizialmente c'era lancia in resta tutto il gruppo dirigente del partito a Roma, poi come d'incanto si sono dileguati. Noi siamo arrivati dopo, ma si capiva che sarebbe successo un gran casino. Avevamo centinaia di litri di benzina, eravamo armati fino ai denti. Chiaro che quando parti così non puoi sapere come andrà a finire. Comunque sia, la cosa iniziò come una manifestazione come tante e poi degenerò. Ricordo che ad un certo punto da un palazzo, sarà stato un palazzo di partigiani che ne so, cominciarono a lanciarci addosso tubi, piatti, bottiglie e tazze di cesso. E la gente urlava fascisti assassini. Ora, a parte l'ultima parte che molto probabilmente sarà anche successa perché, ripeto, Centocelle era un quartiere assolutamente spostato a sinistra. Ma la prima parte di quello che dice è significativa sul fatto dei dirigenti di partito che si sono dileguati e di cosa ci avevano questi? Centinaia di litri di benzina, quindi vuol dire produzione di Molotov. Ce ne sono altre, ovviamente, testimonianze nel libro di Rao sugli incidenti di Centocelle. No, ma questi vanno a fare Però, la guerra, cioè c'è poco da fare. e poi guarda, qua sotto c'ho anche qua ho l'estrapolato dell'articolo dell'Unità, che è ora non mi ricordo, ma penso che fosse del giorno dopo, quindi dell'11. Dell'11 di gennaio, dice: neofascista ucciso dalla polizia di Stato in un assalto alla sezione DC. Sparatoria a Centocelle, la giovanissima vittima impugnava una pistola di grosso calibro. Altri giovani di destra feriti a colpi di rivoltella a Montesacro. Violenze, provocazioni di fascisti ed autonomi. Bomba carta contro sezione del PC, bottiglie incendiarie contro la sede dell'FLM e un albergo. Quindi l'Unità, questo è un articolo dell'Unità, riporta appunto che il Giaquinto, 17enne, quindi è assolutamente membro semmai del Fronte della Gioventù, si era iscritto al Movimento Sociale, era armato, a riprova stessa che nel partito le armi giravano e come. Come? Cioè. Quindi. Poi, in ultimo, ci sarebbe ancora da raccontarne un'altra di storia che avviene sempre, come dire, nella giornata lì del 10, che è quella di Stefano Cecchini, Cecchetti, scusa, che viene appunto ucciso da questa banda che rivendica
di Calazione, ora non mi ricordo se compagni armati per il comunismo, una roba del genere. Ma cosa del genere, sì. Compagni organizzati per il comunismo, una roba del genere. Che uccidono nel quartiere di Talenti, quindi a nord di Roma, distante dal Tacinto Celle, proprio, e che sarebbe, come dire, l'ennesima risposta a tutta questa serie di azioni fatte dai neofascisti. Uccidono questo ragazzo qua, che non è un fascista, ma l'unica colpa è quella di essere davanti a un bar, al bar urbano in largo, non mi ricordo come si chiama, la piazza appunto che... dove c'è sto bar a Talenti, e viene ucciso per sbaglio, perché poi lui non era un fascista, ma era un bar frequentato da fascisti della zona, quindi, come dire, viene preso anche lui come se fosse. Quindi la scia di sangue continua fino appunto all'omicidio di Stefano Cecchetti, anche che lui anzi è conosciuto quando c'è, cioè, appunto. Anche lui è stato fonte di grossa discussione all'interno del sistema sinistra. La stessa lotta continua nei numeri dell'11-12 gennaio, vanno a intervistare, cioè dei giorni successivi all'omicidio, vanno a intervistare i suoi compagni di istituto, di classe. Lui addirittura non era schierato politicamente a sinistra, non è che importi qualcosa, ma aveva partecipato anche a delle riunioni dei collettivi, e lui aveva avuto dei guai con i fascisti del suo quartiere, perché praticamente aveva chiamato la polizia in seguito ad un episodio che i fascisti legarono a un palo un suo amico per punizione, non so cosa avesse combinato. E Cecchetti aveva preso anche dei schiaffi dai fascisti, per cui non era proprio... arriva questo comando davanti al bar, spara nel mucchio. Anche lì era un bar conosciuto di fascisti, perché tra l'altro lì qualche anno prima... era stato mai papà di uno picchiato di un fascista picchiato da dei compagni. Insomma, era un ritrovo di fascisti, perché, come ricordiamo, era proprio diviso in zone. Cioè, come dicevi anche tu, che mi dicevi l'altro giorno, che discutendo con un compagno di Roma, che lui diceva, che una frase secondo me molto importante, diceva: se tu nella stessa strada sbagliavi posto, pigliavi delle botte. Cioè, per cui i quartieri erano... c'è la zona rossa, la zona nera, e non era facile come prima. Sì, ma io, guarda, ripeto, la cosa che ancora anche in questo ultimo avvenimento delittuoso a me fa specie, fa riflettere comunque di nuovo la rivendicazione, perché di nuovo sì. Un'etichetta a questi compagni organizzati per il comunismo, se non mi sbaglio ora, che un po' di appunti, ma dovrei andare a riprendermi un attimino perché non mi ricordo. Comunque è un'etichetta un po' strana, che è molto simile un po' a quella di Clarenza, che, ripeto, ovviamente è una nostra idea strampalata, tutto quello che vuoi, però ovviamente noi facciamo le nostre riflessioni e mettiamo il beneficio di inventario, perché poi, insomma, sono quelle etichette che, come dire, che nascono, sparano e spariscono, e non, praticamente non fanno azioni se non o a tantissima distanza dall'avvenimento, perché quello di H. Larenza, ad esempio, sembra che fosse a Bergamo, che fossero comparsa sta firma, sì. Però a Roma, in quanto Roma, quell'etichetta lì esce fuori come un fungo, H. Larenza, e sparisce, boh, fa solo quella cosa lì. Questa di Cecchetti è incompatibile, è un'altra cosa, è un'altra situazione, un'altra etichetta, un'altra firma che esce come un fungo e sparisce, perché non, altre rivendicazioni di questo tipo non ne abbiamo. E allora anche lì ci si inizia a fare qualche domanda e dire: vabbè, ma siamo sicuri che è un'etichetta vera o è un fake? Come si dice oggi? Vabbè, domanda, perché, a voi essere cattivi. Beccano l'unico che non è fascista e non va di fascisti, cioè tra l'altro poi. Quindi capisci che qualche domanda te la incomincia a fare, e dici: ma siamo sicuri che, insomma, che non lo so. Ripeto, io continuo a nutrire dei dubbi
su queste etichette qua che vengono utilizzate in questi agguati che nascono, escono e spariscono. Il tempo giusto, il tempo di uno sparo, il tempo di una cosa. E poi, visto quello che abbiamo raccontato fino adesso, che mi sembra che stranezze ce ne siano parecchie, perché ce ne sono parecchie, tante e molto pesanti, insomma, se mi infili, se addirittura troviamo questo che era un autonomo, poi lo prendono quei fascisti e tutto, insomma, inizio a pensare che forse è possibile qualsiasi cosa, quindi anche che ci si inventi il nome di un gruppo organizzato terroristico di sinistra, non lo so, quindi insomma. Eh sì, è quantomeno strano. Poi i nostri sono tutti inviti alla riflessione, ecco, però sono tutti episodi questi, ma anche come anche Walter Rossi, come anche tante altre cose, e che poi abbiamo cominciato un po' con Fausto Iaio, anche che in superficie sono una cosa, poi vai a scavare sotto e trovi veramente tantissimi elementi diversi, tantissimi indizi, tantissime cose che veramente ti portano lontano, proprio poi ti portano lontano in un periodo storico veramente complicato. E anche un po' la nostra ricerca, poi comincia a entrare su fonti aperte, è anche un po' monca di per sé, perché manca proprio dei pezzi di cose che non si sapranno mai, molto probabilmente, però è tutto un clima molto più, addirittura più fosco di quello che sembra ad una prima vista. Per cui questa puntata, che ormai siamo in chiusura, ma è un invito appunto a riflettere, ma anche a ricordare questo assurdo ferimento di 5 donne, che è veramente una roba che no, proprio brutta. Sì, io guarda, la cosa che ho trovato più interessante preparando la puntata di stasera, ma è una cosa che ormai faccio da tempo, perché la trovo una delle cose più interessanti da fare, andare a rileggere i giornali dell'epoca, perché rileggendo i giornali dell'epoca trovo questi articoli qua che mi aprono delle finestre davanti, e quindi io posso cercare di capire anche altre situazioni che, come dici te, mi sembravano già definite e chiare, in realtà no, posso anche leggerle in un'altra maniera, girando il foglio, cioè cioè riesco a capirle in un'altra maniera, forse. Sì. Qualche ragionamento ho, ripeto, io poi magari lo vedremo un attimino, adesso faremo Enar, andremo avanti con Enar, col giornale e tutto, e secondo me una parte della nostra ricerca, io lo so che troveremo ben poco e tutto, però io ci proverei lo stesso a vedere un attimino se è possibile cercare di capire se questa tattica dell'infiltrazione fosse ancora attiva alla fine degli anni 70, parlando ovviamente facendo riferimento a quello che sapevamo precedentemente, quindi il 68-69, il circolo 22 marzo, Berlino, compagnia cantante, se ad esempio fosse una tattica ancora attiva, magari sentendoci appunto altre audizioni, perché anche lì una cosa interessantissima sono le audizioni che si trovano in rete, insomma, su che la maggior parte sono recuperate da Radio Radicale, che negli anni ascoltarli è molto interessante quella cosa lì. Sì, perché parla proprio di esatto. Lì proprio si scoprono un sacco di cose che non aveva mai letto su libri, o che comunque sono novità anche. Come dici te, ormai siamo alla fine, e ricordiamo che siamo partiti appunto da questo assalto, un assalto che per fortuna non si è tramutato in una strage. Io farei un po' questo ricapitolare un po' tutto da dove siamo partiti, con un'ambiguità già di fondo, dove appunto i NAR vanno in azione, da un lato dicendo di voler vendicare il buon nome dei martiri di Acca Larenzia, perché erano stati infangati dagli speaker, in realtà poi in rivendicazione mettono tutt'altro, perché mettono appunto che era un messaggio all'estrema sinistra ad unire le forze contro il sistema, affinché, come dire, si lottasse assieme fuori da... E che era una cosa, come dire, te a un certo punto hai fatto il passaggio su Rauti, Rauti a un certo punto
anche lui all'interno del movimento sociale, dentro la sua corrente, porta avanti questa teoria del unificare le forze al di là delle idee contro il sistema. Sì, che è una, cioè, che è una frase che non vuol dire nulla, poi tra l'altro. Cioè, proprio... Sì, non vuol dire nulla, però, come dire, destra e sinistra si unifichino quelle rivoluzionarie, mettiamola così, chiamiamo questo termine qua che vuol dire tutto, vuol dire niente, comunque sia la destra che la sinistra antisistema si unifichi per dare conto, per abbatterlo questo sistema. E ripeto, e infine poi dice perché dobbiamo porre fine agli agguati del sabato sera, che sì, in realtà gli agguati si fermano ma continuano, quindi è una roba abbastanza... già lì ci sono le prime ambiguità, non si capisce, si parte con un movente, diciamo, per fare questo agguato qua, e poi si finisce rivendicando una posizione politica un po' slegata poi da quello, e poi ripeto, abbiamo citato un po' tutto quello che succede i giorni successivi, insomma un bel terremoto che succede in quei giorni lì, ma sicuramente due giorni che dovrebbero essere studiati un attimino di più. Molto spesso noi che leggiamo, anche se abbiamo un po' trasmissioni, sta cosa qua, io ripeto, non l'ho mai sentita, quasi mai, parlare, ma sembra un po' colto di sorpresa questa cosa di Radio Città Futura, e forse varrebbe la pena di riprenderla, perché quei due giorni lì secondo me ci danno tante indicazioni per provare a capire poi chi sono in AR, come si muovono. Perché poi ripeto, siamo nel 79, stazione di Bologna l'80 è l'anno successivo, cioè stiamo parlando di poco tempo, perché poi sembra che, ma infatti in AR non durano tanto, nell'arco di 4 anni infatti, succede, sì, di tutto, riescono a fare. Boh, ma sì, io direi che potremmo concluderla qui. Cosa dici? Questa trasmissione? Sì, qua? Ringraziamo, direi di sì. Io ti ringrazio. Ringraziamo tutti per l'ascolto e per l'attenzione. I nostri social saranno in carcere nell'episodio, nella descrizione. E vi ringraziamo. È un argomento interessante. Prendetelo anche a voi. Leggetevi cose, perché veramente nasconde tante sorprese. Ecco. Va bene, salutiamo tutti, allora concludiamo questa rassegna PC di questa serata. Esatto, anche se il caldo sta continuando, per cui... Anche se il caldo sta continuando, ma... Esatto. Riprenderemo poi le prossime trasmissioni, quindi cominciando ad analizzare un po' bene in AR in maniera un po' più approfondita, nel nostro solito format, quindi dal giornale sul sito, scaricabile gratuitamente, lo diciamo sempre, e i nostri canali... soprattutto il canale YouTube, ma poi siamo anche in formato podcast, Audible, Spotify, quindi chi ci vuole seguire, siamo anche sulle più maggiori piattaforme, insomma, di podcast per ascoltare sul punto le nostre niente, ti saluto, salutiamo tutti, allora, e diamo appuntamento alla prossima puntata.